da un appuntamento che ha un valore universale legato alla storia della lotta dei lavoratori per il riconoscimento dei diritti alle storie particolari da condividere senza alcuna pretesa di insegnamento. Va in questa direzione l'evento Il lavoratore ideale, ideato dal giornalista Paolo Minnucci, giunto alla sua 22ª edizione, che nel giorno della festa dei lavoratori, grazie alla collaborazione delle sigle sindacali, organizza una cerimonia di premiazione per chi ha onorato attraverso il suo ruolo il lavoro, ma soprattutto si è distinto per la capacità di fare squadra contro criticità che si conoscono come la precarietà. Sono state ricordate le cosiddette morti bianche. In Abruzzo nel 2022 sono state 16 le vittime. Bisogna investire nel lavoro, non nelle armi, non nella guerra. Penso che sia una frase che, diciamo, compendia tutto quello che è la situazione attuale. E quindi bisognerebbe far sì che il mondo viva in pace e la pace, conseguentemente, lavoro per tutte le persone che in questo momento non ce l'hanno. Un infermiere, un operaio, un addetto alla sicurezza, ma anche un direttore tecnico responsabile come il nostro Andrea Di Fabio, regista di tante trasmissioni. È nel vissuto personale che vengono fuori i valori e il lavoro viene recepito come quel diritto-dovere sancito dalla Costituzione, come pilastro istituzionale necessario alla società e alla costruzione dialettica della persona nella duplice dimensione individuale e sociale. È l'esempio concreto che ribadisce il senso delle battaglie portate avanti da chi in quei diritti ci ha creduto in nome di una autodeterminazione quale principio di libertà. Una giornata particolare, oggi Giorgia Meloni ha convocato il Consiglio dei Ministri per varare importanti misure in tema di lavoro. Non credo che il 1º maggio sia il momento opportuno per discutere delle condizioni dei lavoratori. Il 1º maggio è la festa dei lavoratori. Speriamo che invece questa coincidenza, che secondo noi è inopportuna, perlomeno produca dei risultati importanti, ma da quello che si è sentito già stanotte nelle prime affermazioni, non ci sembra ci siano quelle condizioni per migliorare le condizioni delle persone in questo momento storico, che c'è tanto bisogno di interventi, di salario, di sicurezza sul lavoro. Non mi pare che siano molti gli interventi finalizzati a questa direzione. Per quanto riguarda i contratti a termine, ci auguriamo che ci sia un confronto all'interno del sindacato e soprattutto dentro i contratti, perché senza causali è un problema veramente di precarietà enorme, visto che le aziende si lamentano che i lavoratori non vogliono andare a lavorare, cosa non vera, ma qui dobbiamo tutelare i lavoratori con contratti seri e soprattutto con rinnovi dei contratti.